Amici del software libero open source, benvenuti o bentrovati in questa nuova puntata del canale YouTube di Marcosbox, nella quale vi illustrerò una novità fresca fresca dell'ultimo minuto, ovvero l'arrivo all'interno del repository proposed di Ubuntu 21.10 in pdintrich di GNOME 40. Quindi la shell di GNOME giunta all'ultima versione approda anche nel repository di Ubuntu, e questo implica una serie di piccoli cambiamenti che adesso andremo a vedere. Come ben saprete, con l'arrivo del GNOME Shell 40 ci sono stati fatti un restyling della shell con una riproposizione, diciamo così, sul piano orizzontale degli spazi di lavoro di quant'altro. Quindi, adesso, sulla prossima versione di Ubuntu, quindi sulla prossima versione di GNOME, sulla versione attuale di GNOME, meglio, il tutto si svolge in una maniera diversa con il layout. E questo implica una serie di modifiche che il team di Ubuntu deve iniziare a proporre per poter uniformare alla sua visione della shell. Sapete bene che Ubuntu offre una dock laterale, un pannello laterale sempre visibile, sempre presente, che deve essere, a mio avviso, ancora riadattato per l'utilizzo con l'ultima versione di GNOME Shell. Ma bando alle chiacchiere, andiamo a vedere. Al primo avvio, ovviamente ci verrà presentato il desktop con questo aspetto, quindi con la vista panoramica degli spazi di lavoro attiva, la vista panoramica delle attività. Quindi questo è l'avvio che avremo sulla prossima versione di Ubuntu. Gli spazi di lavoro, come potete vedere, sono organizzati in questa maniera, possiamo farci clic con il mouse. Cosa va a modificare? Va a modificare inizialmente adesso la barra laterale. Qui abbiamo sempre il classico mostra animazioni che ci fa vedere la vista panoramica in questa maniera. Gli spazi di lavoro, come potete vedere, scorrono in orizzontale e non più in verticale come sulla vecchia versione di GNOME Shell. Le miniature qui sono dinamiche, quindi si aggiornano con la pagina. Come potete vedere, c'è il VMeter di OBS. E stanno scorrendo anche le pubblicità, il carosello, anzi, sulla pagina di Marcosbox che ho lasciato in background. Il pannello laterale, come potete vedere, presenta già una piccola modifica perché c'è questo separatore che ci va a separare le applicazioni, quelle pinnate, da quelle che sono state semplicemente avviate. Stranamente viene messo anche il cestino qui, non ho capito il perché, per quale motivo. Andiamo a vedere quali sono le altre piccole novità che troviamo su questa nuova versione. Il file manager non ci sono novità, anzi, mi sembra che è stato, sì, infatti, non è ancora stato aggiornato, quindi è quello vecchio attualmente. Adesso andiamo a vedere invece le impostazioni, che cosa è stato fatto. Qualche giorno fa vi parlavo della decisione da parte del team di Ubuntu di apportare alcune modifiche per quanto riguarda l'utilizzo dei temi di default. Il tema standard Yaru, che aveva una header bar scura e il resto chiaro, è stato accantonato, è stato messo da parte, e sulla prossima versione di Ubuntu avremo soltanto due versioni del tema Yaru: l'edizione standard, quella classica, completamente chiara, che è quella che state vedendo in questo momento, e l'edizione completamente scura. Nell'aggiornamento che è appena arrivato, questa modifica è già approdata. Infatti, se noi clicchiamo su standard, avremo la soluzione completamente chiara. La vecchia versione, quindi quella che francamente era quella che mi piaceva di più, con l'header bar scura e il resto chiaro, scompare. Qui probabilmente dovranno fare ancora qualche aggiornamento dell'interfaccia perché è presente ancora la dicitura chiara. E quando noi andiamo a cliccare la dicitura chiara, ci va a applicare invece il tema, quello di GNOME, quello classico, vedete, con i colori degli accenti sull'azzurro. Non so se decideranno di lasciare anche Ad Waita versione classica, e quindi questo scomparirà la dicitura chiara e diventerà Ad Waita, boh, vedremo come si evolverà più avanti la storia. Queste sono le modifiche più evidenti che possiamo vedere attualmente su Ubuntu 21.10, versione di sviluppo. Vedete qui la versione di GNOME, la 40.2. Non ci sono altre modifiche degne di nota. Le estensioni di Ubuntu, quella per gli indicatori, per il pannello laterale, per le icone sul desktop, sono attualmente funzionanti, quindi non è stata fatta nessuna modifica, nessun stravolgimento. E sono stati aggiornati
è stata aggiornata la shell, quindi con il nuovo layout che potete rivedere qui. È arrivato, ecco, questa è una novità, è arrivato il jack audio connection kit. Questo non era presente nei repository e che è probabilmente il motivo per il quale in questo momento io sto registrando con un dispositivo audio ausiliario, perché indovinate un po', mi ha smesso di funzionare il microfono. Praticamente vi faccio vedere adesso che cosa succede. Se io vado su audio, il microfono della camera mi viene visto e funziona, seppur non al 100%, non funziona tanto bene. Se vado a collegare un microfono esterno, mi schizza il V-meter al massimo e non riesco a fare la registrazione. Ecco perché poi ho dovuto bypassare, adesso ho dovuto registrare tutto con un altro dispositivo e farò il mixaggio in fase di montaggio. Quindi queste modifiche che hanno introdotto Jack a Pousa, qualche altro pacchetto che si è aggiornato, non ho controllato bene, mi hanno sminchiato la registrazione. E proprio giusto l'altro giorno nella puntata del podcast dicevo che Ubuntu non si rompe più, invece si è rotta miserabilmente. Vabbè, ci sta, perché comunque ho abilitato i repository quelli proposed, quindi è tutto fresco. Tutto quello che arriva in questi repository è tutto fresco e quindi ci sono potenziali bug. Quindi, ricapitolando, nuova panoramica delle attività, nuova gestione degli spazi. Quando si avvia il launcher abbiamo questa situazione e scomparsa del tema AUI, scusate, il tema Yaru, quello classico, quello di default che fino adesso avevamo, che aveva l'header bar scura e il resto chiaro. Adesso abbiamo soltanto la versione chiara e soltanto la versione scura. Questo qui che vedete adesso, che è praticamente il tema Duaita, quello di default di Gnome, probabilmente è un refuso, quindi probabilmente verrà rimosso con i prossimi aggiornamenti delle impostazioni di sistema, che come sapete Ubuntu patcha le impostazioni di sistema per aggiungere questa possibilità di scelta del tema. Comunque, vediamo un po' che succede se sposto la doc in basso, tutto ok. Adesso diciamo che forse così ha più senso, anche se l'avere la doc sopra, la doc sotto alla Pop OS potrebbe non piacere a molti di voi, quindi rimettiamo a sinistra che ci sta benissimo su Ubuntu e niente. Se volete questo sfondo, magari ve lo linko sotto, è uno degli sfondi proposti per la prossima versione di Ubuntu. Speriamo che diventi lo sfondo di default della prossima versione di Ubuntu, perché lo trovo molto carino. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci risentiamo alla prossima. Ciao ciao!